Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e io sono Sean. Bene ragazzi, oggi ci dovremmo dirigerci verso Killford, che è la città in cui presenzia la seconda palestra di tipo acqua che dovremo sconfiggere. Io nel frattempo ho fatto un giro nelle terre selvagge e mi sono catturato un Roselia, che ha pure lo strumento velenaculeo. Quindi ragazzi, direi di continuare. Mi serviva un tipo erba, appunto perché dovremmo affrontare la palestra di tipo acqua. Il resto della squadra è rimasta invariata. Direi quindi di andare avanti e di raggiungere subito Killford, anche perché si trova veramente a pochi passi. Percorso 5. Questi allenatori li ho già sconfitti per allenarmi un po', per prepararmi alla sfida della palestra. Prima di andare però, qua, importantissimo, prendiamo questo bel Pokémon che si chiama un Toxel. Come immaginate ragazzi, essendo tipo veleno non ho intenzione di metterlo in squadra perché ho già Roselia, ma ci tornerà utile Toxel più avanti per fare uno scambio. E abbiamo ottenuto pure 5 caramelle esperienza XS. Molto bene. Ora Toxel non ci serve, lo mettiamo nel box. E si continua il nostro viaggio. Perfetto, qui dobbiamo sconfiggere anche questi membri del Team Yell. Loro hanno tipo buio, possiamo lasciare benissimo Roselia. Ok. Lui mette in campo Zigzagoon. Noi ovviamente facciamo foglia magica, sperando che il prima possibile Roselia impari i mossi di tipo veleno. Cresce abbastanza in fretta Roselia, è abbastanza veloce. Tivul, e chi sarebbe? Ah, è l'evoluzione di Nikki. Non mi piace tanto, è abbastanza brutta. Brutto colpo. Ripetiamo con foglia magica. Lui usa urlo rapido. Questo fa abbastanza male. Ha resistito, non ci credo. Vediamo di nuovo di foglia magica. Ma non ha veleno punto. Perfetto, Tievul se ne va a KO. Rosele sale al 19 e Corviscore al 22. Provocazione. No, che non ci interessa. E Frozes al 21. Ok, tocca all'altro. Sableye, tipo spettro se non ricordo male. Può benissimo continuare Roselia. Vai con foglia magica. Quindi usa inibitore. Vabbè, non è un grande problema, tanto gli rimane non tanta vita, quindi può usare benissimo un mega assorbimento. Infatti. Bene, quasi al 20.
Bici Rotom. Una bicicletta che permette di mettere il turbo grazie al Rotom che è entrato nel suo motore. Ma che figata, il turbo come si fa? Più in potenza. Mettere veramente il turbo, eh. Grazie. Bene, raggiungiamo. Oh, op. Ok, va bene. Grazie all'avvertimento. Curiamo Roselia, non si sa mai. Perfetto, siamo pronti alla lotta. Ora abbiamo entrambi la medaglia erbe. Se vogliamo proseguire nella gara, dobbiamo battere il ferro finché è caldo. Ogni momento è buono per allenarsi. Vediamo se sei cresciuto abbastanza. Wulu! Sempre tre Pokémon. Che livello ce li hai? Al 18, bene, almeno sono cresciuti di livello. Foglia magica, andiamo. Buono, usa Riccio lo scudo, così noi lo facciamo secco in due turni. Cosa, super pozione o pozione? Super pozione. Ah, ha fatto brutto colpo? Bravo, bravo Roselia. Anzi, brava Roselia. Foglia magica, dai. Perfetto, è KO. Roselia al 20. Fiele punte, va bene, ho imparato una mossa di tipo veleno, ma non volevo fiele punte. Non mi serve. Cordis qua, è bene. Frozless. Usiamo subito gelo scheggia. Molto bene. Sono un geniaccio, grazie. Spennata, attenzione. Ci fa quasi niente, di nuovo gelo scheggia e lo mettiamo KO. Molto bene, KO. Rabot, questo sarà l'evoluzione di Scorbunny. Livello 21, molto bene. Quasi. Ruggito. Di nuovo idropulsa. Perfetto, Drizzly al 23. E siamo a posto così, ciao, alla prossima. Bene, ora ci dovremmo essere quasi vicino a Killford. Neldegos che vola. Ok, dovremmo essere arrivati. Ed eccoci a Killford.
Ecco lo stadio. C'è Rose. Va bene, grazie Rose. Ok, dopo aver sconfitto Azzurro dobbiamo parlare con Rose al ristorante Frutti di Mare. Ma prima voglio vedere se... cosa abbiamo dopo. Ovviamente niente, ste cose... le odio ste cose nei giochi Pokémon. Che non puoi andare a vedere quello che c'è dopo se non batti prima Azzurro. Va bene. Andiamo a battere Azzurro. E al faro. Andiamo al faro. Eccola lì. Ha indovinato. Ok. Bene, andiamo allo stadio di Killford. Ed eccoci qua. Ok. Qui ci dovremmo solo affidare a Roselia, perché purtroppo gli altri non hanno un avvantaggio di tipo, quindi... Oh, ma chi c'è? Ok, dobbiamo passare attraverso quelle cascate. Va. Primo allenatore. Alice Pimple. Questo è uno dei Pokémon che veramente odio di più, perché non sono bruttissimi. Soprattutto la sua evoluzione, a me non mi piace per niente. Quindi facciamolo secco. Aia, colpo di fango. Diminuisce la precisione, se non ricordo male. No, la velocità. Foglia magica non ha di questi problemi. Ed è KO. Roselia 21. Molto bene. Cresce in fretta. Premiamo. Ok. Premiamo anche qui. Ora di nuovo premiamo qui. Ok, si va avanti. Premiamo qui. No, abbiamo sbagliato. Dobbiamo premere qui. Si va qui. Quindi dobbiamo premere i pulsanti nell'ordine giusto. Parte la sfida di Emilia Krabby. Di nuovo foglia magica, Roselia. Ed è KO in un colpo. Ciao Krabby. Process 22.
Scorfish, sempre lui. Sempre lei. Se ci siamo fortunati ce la caviamo ancora in un turno. Molto bene, brava Roselia, bravissima. Quindi premiamo qui. Ok, giusto. Ora premiamo qui di nuovo. Perfetto. Ci siamo quasi, forse. Premiamo. E dai, si blocca. Amelia. Remoraide. Anche lui dovremmo cavarcela con pochi sforzi. Voglia magica. Perfetto. K.O. Sheutle. Com'è la pronuncia? Non lo so. Sheutle. Fa morire sto Pokémon veramente. K.O. pure lui. Perfetto. E anche Amelia è stata distrutta. Ok, ora dobbiamo vedere qui come fare. No, sono rimasto bloccato. Allora proviamo così. Li lasciamo così. Qui facciamo cos'ha? No, di nuovo sbagliato. Allora dobbiamo far così. Così. Poi qui togliamo ancora quel pulsante rosso. Attiviamo di nuovo quello giallo e dovremmo aver finito. Infatti ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ora ci aspetta solo azzurra. Quindi facciamo riprendere le forze a Roselia. E siamo pronti per sfidare Azzurra. Eccola lì. Sculettante più che mai. Inizia la battaglia. Ma quanto è bella la canzone ogni volta che la sento. Goldin a tre pochi. Pulsino Dynamax ovviamente.
Aspettate ragazzi, ho sbagliato mossa. Aspettate che alzo il volume che... Aia, questo ha fatto male, Goldin. Direi che andiamo di mega assorbimento. Molto bene. Agilità, non penso serva tanto. Visto che è già paralizzato, dovrei sempre riuscire a attaccare prima io. E invece no. Com'è possibile, scusa? Se sei paralizzato. Vabbè, non è importanza. Goldin è andato KO. Rimangono due Pokémon. Non ho idea di chi sia sto Arrokuda, chi è? Non ho idea come caschio sia. Vabbè, andiamo avanti. E facciamo mega assorbimento. Ma com'è? Tutti velocissimi siete in questa cacchio di squadra. Molto bene. Guarda quanto ha recuperato. Siamo pronti per il terzo posto. Dreadnought, che se non sbaglio è l'evoluzione di Cheutle. E al 24, non me l'aspettavo così altino. Facciamo solo il Dynamax. Dynaflora. Roselia, non fallire, mi raccomando. Forza Roselia, vai. Rendimi fiero. Molto bene Roselia, molto bene. Ti vedo agguerrita, dai. Abbiamo un regalino per te, incassalo se ci riesci. Dynaflusso, beh, mossa di tipo acqua non dovrebbe farci alla facciazza sua se si fa tanto. Dynaflora, questo dovrebbe fare molto male a lui. Addirittura ragazzi, con una sola mossa. Molto bene. Bye bye Dreadnought. Roselia al 23, Drizzo al 24, Sbigo attacco, sì, mi interessa. Gli togliamo botta. Perfetto. Molto bene Roselia, hai fatto un ottimo lavoro. E riceviamo pure la seconda medaglia. Ok, dovremmo affrontare il capovolestra di tipo fuoco. Mulinello. E divisa acqua, perfetto. Bene, allora ragazzi, prossimo episodio, capovolestra di tipo fuoco. Card Lega Pokémon di Rose. Ok. Tutto questo lo vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Salviamo. Ok, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina.
mettete un like sotto il video, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate fino adesso di questo gioco. A me piaceva un botto. Quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!